alcuni personaggi famosi. Allora io direi che, visto l'orario, che ore sono, Marco? Più o meno sono le... Quell'ora lì. Quell'ora lì. Sono tipo le... No, esattamente, che ore fate? 10.40. È l'ora di collegarmi con un giornalista che tutte le notti entra nelle case degli italiani ed è qua con noi, spero vi faccia fare bella figura, Bruno Vespa. Buonasera. Signore e signori, buonasera e benvenuti a questa edizione particolare. Questa sera, di porta a porta, questa sera a porta chi porto? Se non so io, giustamente a porta porto, sperando che non mi faccia fare brutte figure, Luca Giurato. Ma carissimi amici, carissime amiche, buongiorno, collegamento con il nostro amico Luca. E poi anche Giurato, ma cara Cleope, avremmo giurato che saremmo venuto ed eccomi qua per rendere la tua festa the best, anzi sono la tua guardia giurata che renderà questa serata strepitosa, ma che dico strepitosa, strepi e poi anche tosa, ma che bello, ma vedo che è arrivato a trovarmi un animale, ma che dico, non è una vespa, perché la vespa c'era prima e adesso le è arrivato invece un grillo. Ragazzi, una cosa pazzesca! Questo karaoke è una roba, è una bomba, è bellissimo vedere com'è la passione, com'è, come cantano, visto che ogni giorno in Parlamento ce ne vogliono cantare ma non ci riescono. Il Parlamento, ho capito perché si chiama Parlamento, perché parlano e mentono, è una roba pazzesca, va bene. Comunque, voglio dire, un grillo, io sono un grillo, un animale, e voglio dire, però è arrivato un personaggio che, voglio dire, anche lui è abbastanza incavolato. Ecco, è un professore, lo dicono che è professore, l'onorevole professor Vittorio Sgarbi. Ah, bravo! Buonasera. Mi fa molto piacere arrivare questa sera a Pepita, e anche perché arrivo direttamente da Bologna, dove sono andato a inaugurare e presenziare la mia mostra a Palazzo Fava, da Cimabue a Morandi, e il comune di Bologna invece si è mostrato una capra, 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 ancora una capra, perché quando ho presentato questa mia mostra da Cimabue a Morandi non ho capito una cavolo, pensavano che fosse cantolette, da Ligabue a Gianni Morandi, no, invece è arte, vera arte. Velocemente venga, velocemente venga lei e venga lei, venite voi due, velocemente, anche lei. Venga, perché voglio fare brevemente una piccola lezione di storia dell'arte. Brevemente, venga alla mia destra, lei alla mia sinistra. Lei come si chiama? Non è importante. Ma se guardiamo il volto, la bellezza di questo sguardo, di questo viso, potrebbe incorniciarlo e metterlo al Louvre. Ha delle proporzioni delle forme, dei polmoni. Se invece guardiamo lui, vediamo una natura morta! Passiamo dall'impressionismo, perché mi fa impressione solo vederlo al Rinascimento, perché lo faresti rinascere anche un signore di 90 anni che è in seconda fila e ne si può accomodare la sua bellezza. Grazie per la lezione d'arte, Comodoro Sgarbi. E allora, siccome parlo di arte, ecco, di arte, è arrivato un bolognese, quando c'è da mangiare al Pepita lui viene sempre, l'onorevole Romano Prodi. Buonasera, io sono arrivato siccome non mi hanno nominato il giorno in cui male, sono rimasto a casa. Infatti io cosa ho fatto prima? Sono andato a casa, mi sono spogliato e volevo fare l'amore con mia moglie. Si è spogliata anche lei, poi quando l'ha visto nudo si è messa a ridere. Dico, cara, c'è poco da ridere perché io ogni mese porto a casa una pensione da Presidente del Consiglio, e lei ha detto, perché non ti hanno visto nudo, già ti avrebbero dato la pensione di invalidità. E io sono qui che mangio, è una bella festa, e quando si parla di feste arriva anche lui, Silvio. Buonasera, io con grande piacere arrivo in questo momento, in questa bella serata,
al Pepita sono stato con la mia Francesca Pascale, che molti mi chiedono com'è che si chiama così il suo nome. No, non era proprio così, perché lei l'ho conosciuta quando ho fatto un viaggio a Casablanca e fu Mattia Pascale, ma questo piccolo dettaglio ha già rimediato. E siamo andati a fare una gita a Gardaland, siamo passati nel reparto bambini mini club, c'erano Pupo e Brunetta che stavano giocando insieme, siamo andati più avanti, c'erano i gonfiabili. Quando ho visto i gonfiabili pensavo che fosse la mia ex moglie Veronica, perché con tutti i soldi che le passo ogni giorno, come si fa a gonfiare lei e come mi sgonfia il portafoglio, non c'è nessuno. Cribbio! E allora, va bene, però io voglio dire, stasera ho voluto portare un artista caro, si parla di cantanti, è arrivato anche Pupo, eccolo qua. Ciao a tutti a Pupo, ciao, ciao, arrivo proprio adesso da Mosca, dove ho fatto il mio concerto nella Piazza Rossa, e c'era, ho cantato tutto il mio repertorio, da Gelato a Cioccolato a Su di Noi, due canzoni, il mio repertorio, e c'era tantissima gente lì in piazza, due persone, quando mi sono messo a cantare Su di Noi, sapete no? Su di Noi, nemmeno una nuvola. Su di Noi, io cantavo Su di Noi e il pubblico più forte, Su di Noi, io Su di Noi e il pubblico più forte, Su di Noi, e che è arrivato uno a dirmi Su di Noi perché gli stavo sulle palle, ecco. Bene, comunque vedo che è arrivato un ultimo ospite e vi saluto con lui, è arrivato Roberto Benigni. Ma è un piacere, è un piacere immenso essere questa sera a Magic TV, bellissimo, magico, tutto bene, questi cantanti bravissimi, è un qualcosa che è come tanto ieri quando scrive la Divina Commedia. È talmente bello sentirvi cantare che proprio mi sembra di essere in paradiso, e pertanto io richiamo Antonello perché è talmente bello. E però parlo di cantanti, è arrivato un ultimo cantante, viene Antonello, Cristiano Malgioglio. Sì, buonasera, devo dire stasera voglio ringraziarvi per il fatto che siete venuti per scambiare numerosi in parte di vita, veramente.